Allora, io sono Marco Scron e signore e signori, bentornati in una nuova puntata della Magicraft. Nell'ultima puntata abbiamo fatto l'Infernal Furnace, che devo dire è davvero, davvero, davvero una buona cosa per i nostri introiti monetari, anzi minerali più che altro. Perché? Chissà se funziona l'Hopper. L'Hopper funzionerà. Ah. Però questo sì, questo funziona, Marco Scrolla, questo funziona, rompiti, rompiti, ok, perfetto, adesso io faccio così, perfetto, perfetto, vediamo un poco, stiamo vedendo, praticamente per chi non lo sapesse questa fornace cuoce come tutte le altre fornaci, ma intanto gratis, in realtà consuma del vis e produce del taint, però va bene, non state a guardare il capezzolo. Ma la cosa molto più interesting, rompiti, è che ogni tanto ci dà un ore in più. Vediamo un po' se da funziona questo sistemino che ho fatto il vostro signor Marcus Crod. Pronto? Stai funzionando? Stai funzionando? Sì, funziona! Ci dà anche dell'experience. Vabbè, l'esperienza ce la danno tutti quanti. Allora, io voglio andare a vedere come fare, perché ho visto qui. E anche qua ho visto qui che con una arcane blu, vedete che genera flux, quindi lo riduce. Ce ne danno altre due e del fial bla bla bla, che non so davvero che cacchio dovrebbe essere, ma chi se ne frega, noi lo facciamo. Ed eccola qui, ci serve Motus, raga. Andiamo, mettiamoci in movimentus per cercare il Motus che si fa con Aere e Ordo. Sto tirando a caso nomi. Aere, perfetto. Mamma mia, se azzecco questa Ordo, cioè sono fortissimo. Yeah, fuck yeah. Signori, possiamo fandola. Dovremmo anche averci tutti i materiali. Questa è legno, leather e iron. L'iron, sì, dal caso. E noi già ce l'abbiamo. E lo mettiamo a chi? Molto bene. Poi andiamo a vedere se ci abbiamo degli. Sì, ma guardate quanti gold coin. Ci serve della pelle che dovremmo avere in una quantità spasmodica incredibilissimissima, eccola. E poi del legno. E quindi ci abbiamo già niente male, niente male. Strano, strano a dirsi, ma ho tutto. Quindi adesso mi preparo per vedere tipo un inghippo. Ci sarà un inghippo, eh? Inghippo? Insufficiente visto, ma possiamo risolverlo così. Signori, tadan! Abbiamo un arcane blow. E quindi? Credo si pronunci così, eh? Ce ne prendiamo due e anche 10 fale di ignis. L'ignis, se non sbaglio, dà. Guarda come pompa. Ehi, guarda come tunza. L'ignis, se non sbaglio. Vieni qui, bravissimo, bravissimissimo. Dovrebbe mandare più veloce la nostra ciccia. Però non ho idea di come si faccia. Cioè, non c'ho davvero idea, ragazzi. Andiamo a vedere se mi sono conservato una giarina. Nope. Non me la sono conservata. Oh, accidenti. Sì, cazzo. Bravo, Marcus. Dentro c'è? C'è uno di acqua. Ma che cazzo? No, non c'è. Proviamo a buttarcelo dentro. Non succede niente. Non fuffate niente. Però forse forsissimo. Sto andando proprio nel. Non lo so. Se faccio così. No, non gli piace. Non gli piace. E allora forse. Sono talmente abituato alla Tekkenbcraft che con la prima arma faccio tutto. Che. Levati. Levati. Bravissimo. Vediamo un po' se invece così da funzionare. Ancora. Ma dove è finito il mio piccone? Il mio piccone? Scusate, regà, il mio piccone di diamanti. Regà, dov'è finito il mio piccone di diamanti? Dov'è? Il mio piccone di diamanti? Cos'è successo? Cos'è successo? Sei caduta? No, è finito qui dentro? Non è possibile. Eccolo! Magia! Regà, magia! Vabbè. Glitch grafici proprio, eh. Super glitchoni. Rompiamolo. Rompiamolo. Ok, ne ho 16. Facciamo così. Così. E così.
60. La gallina canta. Tu lasciala cantare. Facciamo switch. Vediamo questo. Lo stiamo dando? Ehi. Ti ho messo questo. Vai. Pronto? Vabbè, perché? Sì. Vai. Ok, mi sta facendo questi qui. Io ne prendo soltanto DOS per vedere se magari funziona più velocemente. Si consuma 63. Come 63? Che fa? Aumenta. Ma non ha senso tutto questo. Non ha senso. Vabbè, non ho capito. Però va bene lo stesso. Noi ci mettiamo questo e stiamo a pacetta. Questa è una cosa misteriosa che davvero non ho ben capito, però va bene, fa niente. Dunque, abbiamo anche questi Nuggets of Tunonnas, li mettiamo qui dentro. Qui continua ad esserci 32 alambre da becche. Anche se effettivamente potrei conservarli, oppure no. Ammazza, già la disciolti. Grande, grandissimo. Ok, va bene, scusate per questi tentennamenti. Abbiamo qua, e devo dire che sono molto soddisfatto della situazione ore. Certo, ci servirebbe qualcosa di scavare un po' più velocemente, perché siamo delle vippe incredibili, ma va bene lo stesso. Ok, cosa ci si è sbloccato tutto intorno, ragazzi? Lo splitting apart, che non so che cos'è. L'infusion. Allora, Arcane Stone Bricks e Arcane Pedestral 5. Come 5? Perché vedevo 5, scusami? Ne basta uno. Non ho capito. E ci dà o 10 Mixed Crystal Crusher o 10 Skeleton Skull o rare, raga. Sul rare non mi dispiacerebbe farlo rare, però beh, devo prendere Mixed, credo, o lo Skeleton. No, Skeleton, le teste ce l'ho, non lo so, mi prendo il rare, chi se ne frega. Arcane Stone Bricks, eccole qua. Ce ne vogliono? Ah, ma già l'avevamo fande, se non sbaglio. L'avevamo già fande. Dove sta? 2. Mazza di merda. DOS. Sì, come si fanno? Come? Ehi? Queste? No. Ma io non voglio la modificazio. Io voglio vedere come si fa. Dunque, credo che sarebbe saggio da parte nostra andare a vedere qui e scrivere stone. Eccolo qua, Arcane Stone Bricks. Perfetto, è stone normale con intorno uno shard. Di quali ne ho di più? Facciamo Z la formica, ne ho di più di quelli rossi, quindi facciamo così. Voilà, ne ho pochissimi di quelli bla. Questa è la cosa brutta, avere pochissimi di quelli bla, ragazzi, non fatelo voi a casa. Molto bene, qui ci dovrebbe essere un sciacchissimo di stone. Eccola qui, ne prendiamo tot. E andiamo a girarla, a posizionarla laggiù per fare questi bricks. Ok, ne facciamo 18. Poi con questi facciamo opelà e ci dà gli arcane. Vediamo quanti ne vuole per fare la quest. 100, perfetto. E l'arcane pedestral. Allora, non confondere con il pederasta. Oh merda, non l'ho sbloccato. Andiamo verso le infusion. Dove stanno le infusion? Infusion. Devo sbloccare queste? Non credo. Infusion, eccola qua. Ci serve come si chiama quello? Fabbrico, credo. E ingranaggiolo. Ingranaggiolo è importante, ragazzi. Allora, questo qui. Fabbrico, cazzo. Sì, sono fantastico. Perché non mi dice da che cosa è composto fabbrico? Ah, ok. Da umano e istrumento. Quindi faccio bim, 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 bim. E poi non mi ricordo che serviva. Ah, sì. Ingranagium, che si chiama macina. E serve motus e instrumentum. Instrumentum però ne ho uno soltanto. E serve questo. Più bortacci tua che giro di peppa incredibile. Quindi facciamo così. Torniamo indietro. Guarda che sto sistema è un po' una merda, se devo proprio essere sincero. Molto carino all'inizio, un pochino ripetitivo verso il finale. E noi non siamo al finale, quindi è davvero molto ripetitivo. Ok, che volevi? Instrumentum e motus. Motus ce l'abbiamo, porca put... Non abbiamo motus, ragazzi, quindi dobbiamo prendere bordo. E dobbiamo... No. E aere per fare...
modus operandi. Perfetto. Adesso che abbiamo modus, possiamo fare così. Così. E ci dà macina. Quindi io posso andare qui, fare così. Ci si è sbloccato. E adesso possiamo fare questa cosa qua. Che cos'è? Runic Matrix. No. Il pedestral. Eccolo qua. Ok, fantastico. Era molto facile in realtà. Era facilissimo. Basta togliere queste cuce. Eccolo qui. Mettere questo così. Credo. E voilà, DOS. Perché secondo voi lui me ne chiede 5? Arcane pedestral, giusto? Arcane pedestral. E vabbè, io te ne faccio 5. Non ce l'abbiamo, raga. Dobbiamo farne altri. E vabbè, guarda caso, stiamo abbastanza cicciottati. Non abbiamo il vis qui. Qui ce l'abbiamo, che culo, incredibile. Amici, per la prima volta Marcus Crolla c'ha qualcosa. Cioè, ce l'ha. E... ta-da! Allora, io non ho per niente i mix, i crystal, quindi mi prendo i crystal. No, mi prendo i rare treasure e vaffanculo. Non ho spazio nell'inventario, ragazzi. Questo potrebbe essere un problema. Andiamo quindi a prendere una chest. La chest, non chest. Non c'è. Pronto. Ragazzi, c'è la chest. Non è che potete dire che c'è quando non c'è, eh. Facciamo così. Facciamo un po' di legno. Voilà. E poi non ne faccio 700 perché mi sono ricordato che qui c'è la cosa, come si chiama, quella mod bellissima che fa le ceste belle. Sono un idiota. E adesso possiamo prendere la nostra ricompensa. Select, vai. Pam. Signori, apriamo questa, speriamo che ci dica bene. Allora, questa è quella normale. Ok. L'ho un po' buttata questa ricompensa, eh. Forse era meglio quell'altro. Però va bene, dai, chi se ne frega, c'è stato uno smeraldino. Questo, il Golden Bibber, la bottiglia dell'enchantamento, che facciamo così e basta. Fantastico. Dunque, vediamo un po' qual è il proseguio di questo ramificazio. Porca pupazza. Infused Seed. Boom. Cosa sono gli Infused Seed? Create Powerful Seed to Change the... Infused seed. Cosa sono? No, dai! Che spettacolo! Sono semi che ti fanno crescere i cristalli, come si chiamano? Gli shard. Ma io li voglio. Li voglio assolutamente. Taumic Tinkerer. Rare. Era questa? Sì, sembra questa. Questo è l'unico che posso prendere. Oh mio Dio, si è sbloccato il talismano del Remedium. Ok, ti toglie. Cazzo, devo essere. Questo che cos'è? Ethereal Platform. Hide the Brominant Boring. Ammazza la roba che ci sta legata alla Towncraft, regà. È un bordellozzo. Allora, visto che io non ho mai fatto un'infusione, se non nella Tech and Craft 3, e davvero non me la ricordo, direi che per la prossima puntata io mi preparo la piattaformina, quindi con tutte le regole del Cassius, ci mettiamo tutte le cose e andiamo a fare una prima cosa, che potrebbe essere questa, anche se infusione moderata è difficilissimo, ma io voglio fare questo, Magical Tanning. Diabolic Thorn, useful for pork poking, better for tanning machine and Clark and of the Dark Arts. È una sorta di wrench qui. Ma guardate la super merda. Questo qui è buonissimo. Questo ci ridà la durabilità agli oggetti. Lo dobbiamo assolutamente avere. Bene, ragazzotti, noi ci vediamo alla prossima puntata, che ci saranno le infusioni. E beh, lasciate un pollice in su. Bella per voi. Ciao!